proibito rubarci a vicenda i poteri. Ma i nostri figli non lo è. Stai accusando mio figlio? Non lo vedo da quando era bambino. Lui neanche mi conosce e non sa chi è per causa tua. Se è tuo figlio il ladro di fulmini, lo spedirò immediatamente negli abissi del Tartaro. Se tocchi mio figlio, affronterai la battaglia più dura della tua vita. Da allora i tre dei sono rivali. Sempre in disaccordo. E sempre sul piede di guerra. In diverse occasioni sono scesi sulla terra e hanno... come si può dire? Rimorchiato? Hanno rimorchiato i mortali. I frutti di queste unioni erano metà dei e metà umani. Chi sa dirmi come venivano chiamati? Percy. Percy. Oh, scusi, com'è, professor Branner? Qual è il termine corretto per il frutto dell'unione tra un umano e un dio? Semidio. Oh, accidenti, ehi, ehi! Come ha fatto a salire lassù? Hai rubato la folgore olimpica! Non so di che sto parlando! Dammelo! Allora, questo è il campo mezzo sangue. Che significa mezzo sangue? Davvero non lo sai. Tirate! Significa metà mortale e metà divina. Oh, ragazzi, occhio alle frecce. Nuovo arrivato, sveglia. Senti, hai presente i miti sugli dei della Grecia? Tirate! Non sono miti. Ricordi che il professor Branner ha detto che a volte scendono sulla terra e si innamorano dei mortali. E a volte hanno... dei figli? Non è vero. Sì che è vero. E come? Tu sei un semidio! Due punti per Percy Jackson! Dei avrebbero potuto mandare qualcuno a ucciderti. Mia madre ha sopportato quel verme per proteggermi. Vorrei averlo saputo. Lei ha fatto enormi sacrifici per me. E adesso è morta. Perché la tua vita è in pericolo. Tutti pensano che tu sia il ladro di fulmini. Io non ho rubato niente. La folgore di Zeus è l'arma più potente che sia mai stata creata. Se non verrà restituita entro il solstizio d'estate, tra 10 giorni scoppierà una guerra. Percy Jackson! Abbi la folgore! Tu fai il là! Dammi la folgore e io in cambio ti restituirò tua mano! Percy! Non ascoltarlo, Percy! Dunque, chissà come arrivare agli inferi. A questo non avevo ancora pensato. Credo di conoscere qualcuno che lo sa. Fuggire in fretta dagli inferi. Le potreste usare per uscire. E come funzionano queste perle? Facile. Prendi una perla, la getti per terra, la schiacci e visualizzi dove vuoi essere portato. Al momento ci sono 3 perle negli Stati Uniti. La mappa vi aiuterà a trovarle qui. E dove è nascosta la prima? Medusa. Percy! Grover! Non possiamo batterla se non possiamo guardarla. Possiamo guardare il suo riflesso. Aspetta un attimo. Ecco, guarda che ho. Sì, buona idea. Vado a prendere Anna. Ok, io mi occupo di Medusa. D'accordo. Sarai una splendida aggiunta alla mia collezione. Saremo amiche per sempre. Me li tieni? Oh, no, no. Presto, o tardi, sarai costretta ad aprire gli occhi. La tentazione di guardare è troppo forte per resistere. Non guardare, Annabeth, non devi aprire gli occhi! E questo chi è? Un altro semidio? Oh.
Sento il tuo odore. Figlio di Poseidone, ho avuto una storia con tuo padre. Serve una mano? Ho sentito dire che hai preso la folgore olimpica. Posso vederla? Non sono stato io a rubarla. Fammi vedere i tuoi occhi. So che sono di un blu più intenso delle acque dell'oceano. Apri. O i miei piccolini si arrabbieranno e te li apriranno con la forza. Ma sarebbe veramente un peccato. No, Messi. Non mangiare il fiore, intorpidisce i sensi. Ti imprigionerà qui. No, il sovrano dei leader. Da brava! E su, ridammela! Ricordare nulla. Perché lo ha fatto? Perché? Lui è crudele e prepotente. L'unica cosa che aspetto con ansia è il periodo di tempo che passo fuori da questo inferno. Una guerra tra dei mi toglierebbe anche questo. E a quel punto rimarrei qui da sola, insieme a lui. Per sempre. Il tempo è scaduto ormai. Fermi! Fermi! Aspettate! Mi chiamo Percy Jackson! E credo che lei stia cercando questo! Dammi quella foto, ladro di fulmini. Sei molto saggio a tradire tuo padre. Non sono io il ladro. E non ho rapporti con Poseidone. Allora dimmi, se non sei tu il ladro, chi l'ha rubata? Luke, figlio di Hermes.